Nel più grande ospedale della regione, il Cardarelli di Campobasso, da stamattina è in corso il Vax Day. 1000 le dosi di siero Pfizer a disposizione con una facilitazione, ovvero senza prenotazione. Proprio per questo, già dalle 7:30 di stamane, tanta gente era già in fila. Le immagini che state vedendo sono state girate intorno alle 10. Da registrare qualche inevitabile disagio legato ai tempi d'attesa, abbastanza lunghi, ma a quell'ora le persone vaccinate erano già circa 300. Ho scelto di venire oggi per praticità, ho anticipato la chiamata appunto per lavorando anche fuori, ho accolto l'opportunità di venire prima e poter fare oggi che sono libero il vaccino. Sono venuto, arrivato qui, erano circa le 7:45. È una bella fila, sì, e verso le 8:30 si è comunque riempito parecchio di persone. Veramente non ce l'aspettavamo, siamo rimasti molto sorpresi. Dalle 7:30 stamattina già erano in fila centinaia di persone. A questo momento orientativamente abbiamo somministrato 300 dosi di vaccino fra minori e maggiorenni. C'è stata una risposta veramente grandissima della popolazione. Sì, sì, abbiamo anche somministrato in macchina alcuni vaccini di persone disabili e ultra ottantenni che finalmente forse sono stati, come dire, attirati da questa giornata e non solo, si stanno convincendo che la nostra salvezza è il vaccino. Ho approfittato, diciamo, di questo Open Day, spinta dal vaccino Pfizer, mi ispira più fiducia degli altri, sono sincera, anche se credo che sia una cosa da fare. La paura c'è, anche se va fatto, per è un diritto che abbiamo, è anche un dovere sociale verso nel rispetto di tutti, quindi assolutamente si fa. A dare manforte al team di vaccinatori anche la dottoressa Evelina Gollo, direttore sanitario ASREM. È importante che tutti si vaccinino, è importante raggiungere anche quella quota di popolazione che per varie ragioni magari non si è inserita sulla piattaforma. Il vaccino è fondamentale, in una situazione come questa è fondamentale. Certamente, e si è visto perché anche chi poi si infetta avendo fatto anche la seconda dose, in realtà, come dire, una roba modesta, non viene ricoverato, non sta male, insomma. Quindi è assolutamente da fare, assolutamente. Particolarità di questa sessione di vaccinazioni, l'accessibilità anche per i ragazzi dai 12 anni in su. E in proposito, abbastanza corposo il numero di genitori che hanno scelto di cogliere l'occasione di giornata per far vaccinare il proprio figlio. È a 15 anni, no, diciamo quasi che l'ho obbligata, lei non voleva tanto farlo, quindi lo doveva fare e l'ho fatto fare, punto. Inutile star lì a pensarci più di tanto, insomma, perché stanno aumentando i casi di Covid e quindi non è possibile andare a scuola senza un vaccino.